abbiamo Greta Settimelli, che è direttore di Arezzo TV. Arezzo TV è l'emittente che produce il Palio Mariarella Argentario attraverso la società Video News, e oramai da tanti anni è il punto di riferimento nella produzione del Palio Mariarella Argentario. Cosa significa? Lo chiediamo a Greta Settimelli in qualità di direttore di Arezzo TV. Cosa significa produrre il Palio Mariarella Argentario? Che sforzo è? Che gratificazione anche è? Che cosa rappresenta? Qual è lo spirito che vi guida in questo evento? Allora, intanto Paolo, io partirei dalla parte invece più emozionale, se me lo consenti, perché questo è il primo palio senza il mio babbo, che è Nedo Settimelli. Salutiamo il grande Nedo Settimelli, prima abbiamo detto delle persone esatto. che non ci sono più. Nedo Settimelli è un altro che ha fatto la storia del palio, perché ha fatto le telecronache, è stato un pioniere. È vero, diciamolo, l'ha portato Nedo in televisione. Settimelli è stato un pioniere della televisione, è stato anche un pioniere del Palio Mariarella dell'Argentario. Esatto. Perché è stato, io credo, il primo a portarlo in televisione. Esattamente. Quindi Nedo Settimelli è stato un pioniere della televisione, è stato un pioniere del Palio Mariarella dell'Argentario. E anche, ricordo, negli ultimi anni, quando io facevo la telecronaca, lui era sempre lì alla telecamera e poi veniva, mi dava indicazioni, mi incoraggiava, e davvero era una presenza fondamentale. E anch'io ci tengo a salutare il grande Nedo Settimelli, ovunque lui sia. Poi chi crede sa che la sua anima è qui, chi non crede sa che è da qualche altra parte, però Nedo fa parte della storia del Palio Mariarella dell'Argentario. Esatto, quindi per noi l'emozione di oggi è un pochino più carica rispetto, diciamo, agli anni passati, anche per onorare, insomma, la sua memoria. Lo sforzo è davvero importante, voi non lo vedete, ma insomma ci stanno riprendendo 7-8 occhi, cioè telecamere a terra, più ce ne sono ovviamente i droni, li abbiamo visti in aria, quindi tante persone al lavoro, una struttura tecnica che viene implementata per questa occasione, ma che, diciamo, ha le sue radici indubbiamente sulla televisione che io dirigo, che si chiama appunto Arezzo TV. Quindi è davvero uno sforzo importante, che però facciamo sicuramente per lavoro, perché questo è il nostro mestiere, ma lo facciamo davvero con un affetto verso questa terra a cui ormai siamo legati. Un po' dopo Arezzo è la nostra seconda patria. E quindi, insomma, lo facciamo davvero con tanta gioia. Quell'emozione che ci dicevamo, caro Paolo, prima di iniziare, sì, per te, per il commento, per noi, per quello che riguarda ovviamente le riprese e tutta la parte tecnica, c'è, ed è bene che ci sia, perché insomma è un po' il sale del nostro mestiere.